Ne parliamo con Scandale. Scandale, mi sente? Sì. Buonasera, studio. Scusate, ma sto rientrando da Reggio. Le gallerie, purtroppo. Non ci aiuta. Buonasera, Vincenzo. Buonasera, buonasera. Si poteva portare a casa un punto oggi o no? Sarebbe stato bello. Però noi sapevamo oggi che andavamo a giocare a Gallico contro una squadra quadrata e ha dimostrato di esserlo. Noi abbiamo fatto poco per aggredire la loro porta. Quando l'abbiamo fatto abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, anche il terzo gol. Sì. Il gol è stato, insomma, fortuito, nel senso che hanno fatto una bella azione, però hanno preso la traversa e non si è capito se la palla è entrata o meno, però l'arbitro l'ha decretato, si vede che è sicuro, insomma, sì, di quello che ha visto. Per il resto abbiamo fatto un inizio primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto meno perché non siamo riusciti a concretizzare avanti. Complimenti al Gallico Catone. Vabbè, è lì in testa, se merita tutto, no? Poi a prescindere da questo gol, c'è o non c'è, però se l'arbitro era lì e l'ha segnato, giusto. Per come è andata la partita, secondo me il risultato è giusto. Per come è andata la partita? Per come è andata la partita, secondo me il risultato è giusto. Sì. Perché noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto ben poco avanti per pareggiare. Sì, sì, sì. Siamo difesi bene, però avanti hanno dato, questa volta non l'abbiamo concretizzato. Morello ha fatto pure una discreta partita, ma non è servito tanto per arrivare al pareggio, anche se noi un pizzico di fortuna comunque ci manca. Sì. Non l'abbiamo avuto né nella stagione scorsa né quest'anno a inizio campionato, perché sono già due palli a rete che ce li prendono sulla linea. Mm-hmm. Che vengono presso la linea. Comunque la fortuna deve venire pure, insomma, dalla nostra parte ogni tanto. Vediamo. Ma la sconfitta in casa del Gallico Catone ci può stare? È chiaro che serve una vittoria magari casalinga, no? Vediamo prossima domenica contro la Paolana, che oggi viene anche da un'altra sconfitta, ma penso che i ragazzi e il mister questa settimana prepareranno la partita naturalmente per vincerla, anche perché insomma nelle ultime due partite, non tanto per questa ma nelle altre due, hanno dimostrato i ragazzi che non se la possono giocare con tutte. Sì. Vincenzo. Sì, volevo chiedere, ma Paonessa ha qualche problema, il Fortunato, visto che oggi è partito dalla panchina? Guardi, oggi è partito dalla panchina perché il mister ha visto probabilmente settimana aperto, fisicamente penso che sia bene, però il mister oggi ha visto, insomma, secondo me è stata una scelta tecnica. Sì, ha fatto, insomma, ha cercato di trovare un nuovo assetto per questo Cutro. Nel senso che avete Paonessa e Percomo sono una coppia di centrocampisti, insomma, che è da invidiare, insomma, se giocano come devono giocare, come hanno sempre giocato, sono uomini importanti, ecco. Percomo fino ad oggi ha fatto bene, come è entrato ha fatto bene, è arrivato dopo che i suoi compagni hanno iniziato la preparazione e quando è entrato ha fatto molto bene. Oggi Paonessa, quando è entrato, insomma, abbiamo visto il Paonessa che vogliamo. Chiaro. Va bene. E in bocca al lupo a questo Cutro, che ha da lavorare tanto per risalire un po' la china. 4 punti in 5 partite sono pochi, obiettivamente. Sì, effettivamente un punto in casa a noi non sta bene. Quindi sicuramente, vi ripeto, i ragazzi faranno di tutto per farci contenti domenica. Sì. Bene, grazie a Scandale, buon rientro. Grazie a voi. Buona serata.